Amici, oggi mangiamo qua, al ristorante La Coulevrine. Guardate che bello. Siamo appena fuori dal centro storico di Sarlat, c'è un po' meno casino, ce l'hanno consigliato, speriamo che ci vada bene, e finora ci è andata abbastanza bene. Comunque, quello che volevo dire, l'ho già detto nei giorni scorsi, però lo ridico, perché alcuni mi scrivono, mi chiamano, ma come mai questa pagina? Questa pagina, Il mio viaggio in Francia, è nata come imitazione e o parodia della ben più famosa pagina Il mio viaggio a New York, che è una pagina bellissima che fa un amico che non conosco, proprio un ragazzo bravissimo in gamba che io seguo quasi quotidianamente, e per cui fatelo anche voi, seguite Il mio viaggio a New York, solo che quello parla di New York e noi invece parliamo delle nostre cosine in Provenza prima, adesso in Périgord qua a Sarlat. Comunque ragazzi, andiamo a pranzo e oggi ne vedremo delle belle. Amici, ci siamo, questi sono i piaceri della vacanza in Périgord. Guardate, questa è una bomba, una brouillade al tartufo nero, cioè sono scrambled eggs, uova strapazzate, burro, tartufo nero, uovo. È un trinomio esplosivo. Sottolineo, molto burro, madonna. Vorrei che fosse qui con me. Sono i momenti belli della vita, amici, godiamoci, che troppo si torna a lavorare. Ragazzi, il piatto che ho mangiato prima, le uova col tartufo nero, erano un piatto di resistenza, ma l'ho presi come antipasto. Il piatto di resistenza è questo, confit di canard con pomme stradine. Confit de canard parte 2, dopo quello di ieri sera lo mangiamo qui. Il confit de canard è l'anatra candita, nel suo grasso, conservata nel suo grasso e cotta, fritta nel suo grasso. Ragazzi, ma qui c'è il piatto locale, che sono le pommes de terre sarladaise, le patate alla sarladaise che sono fritte nel grasso d'oca con un trito di aglio e prezzemolo. Questo, queste patate sono state precedentemente sbollentate, sbianchite, è quello che volevo mangiare qua. Tornati a casa, amore, ti faccio fare una visita del coronario per vedere quanto colesterolo abbiamo. Torniamo a casa, vediamo cosa succederà. No, brindiamo col pesce armato, che è vino rosso locale. Se torniamo. Amici, il pranzo è andato. La Coulevrine. La Coulevrine è un posto simpatico. Si può venire. Non è una trappola per turisti, come dicono qua. C'è un ambiente tranquillo. No, per in centro è un disastro, c'è l'assalto degli indiani alla carovana. E qui c'è un ambiente tranquillo, si mangia, come avete visto, in maniera tradizionale. Io ho mangiato bene. Diciamo che il dolce non l'ho preso. Mi sono limitato a questi due piatti che non erano sufficientemente robusti. Chiudo il mio caffè Brodaglia francese, che però prendo sempre.